Sì, grazie Presidente. Presidente Letta, gentili colleghi. Alla fine di aprile abbiamo ascoltato con attenzione il suo discorso di insediamento di questo governo. È un intervento, direi, ampio e sinceramente anche condivisibile su alcuni punti. Dalle proposte per affrontare e sconfiggere la crisi economica alle riforme strutturali da attuare entro 18 mesi. Lei dice da oggi, ma in realtà l'aveva detto la scorsa volta e da là dovevano partire 18 mesi. Ammiccando anche a noi della Lega, citando l'autonomia regionale e il federalismo, oggi ha parlato anche per la prima volta di macroregione. Su questo e su questi precisi impegni non abbiamo votato contro, né a lei Presidente né ai suoi ministri. Questa è stata un'apertura di credito che abbiamo fatto nella speranza che qualcosa di buono in quel libro dei sogni potesse accadere. Poi la cruda realtà, le promesse sono diventate solo delle chiacchiere e le attese riforme economiche, il taglio delle tasse per le famiglie e le imprese, il dimezzamento dei parlamentari, il Senato federale, la riforma elettorale, la cancellazione del finanziamento dei partiti, la riforma della giustizia, Presidente, la separazione delle carriere, la responsabilità civile e penale dei magistrati, dobbiamo attendere il referendum per queste riforme, l'applicazione dei costi standard nella pubblica amministrazione, tutte riforme condivise che però sono rimaste nel cassetto e la situazione economica è peggiorata. Così la stagnazione, la deflazione, la contrazione dei consumi e la cancellazione di intere realtà produttive del Nord sono diventate le parole ricorrenti, svanite nel vostro vocabolario le parole ripresa e crescita. Questo fallimento della vostra politica economica è certificata dai dati, altro che ripresina alle porte. Stiamo sui contenuti e non sulle favole. Non so che indicatori avete utilizzato voi, ma la realtà è questa. L'indebitamento netto sul PIL, e qui si attende un'ulteriore manovra come lei sa perché abbiamo sforato il tetto del 3%, è al 3,1%. Il debito pubblico sul PIL, il 133% sul PIL. La variazione sul PIL annuo è meno 1,7%, il tasso di disoccupazione, ed è un record dal 1977, con 3,1 milioni di disoccupati, è al 12,2%. La disoccupazione giovanile, come è stato ricordato anche dai colleghi, è al 40%. Le importazioni al meno 1,6%, i consumi nazionali meno 0,3%, diminuzione delle entrate nei 7 mesi dell'IVA è stata di meno 3,2 miliardi, le esportazioni totali meno 1,9, la spesa complessiva con gli interessi della pubblica amministrazione supera gli 807 miliardi. Il debito pubblico, anche questo dato clamoroso, è arrivato a 2.070 miliardi. La pressione fiscale è 44%, però Presidente, la pressione fiscale reale sulle imprese è del 68%, questa è la realtà. Per cui un imprenditore da gennaio fino a ottobre paga solo per pagare le spese dello Stato, le tasse allo Stato. La produzione industriale è ancora in calo, la domanda interna continua a contrarsi e lo sarà anche nel 2015. Ci sono 30 fallimenti al giorno, dall'inizio dell'anno sono stati 10.000. 10.000 aziende che hanno chiuso i battenti e peggio, se ne sono andate delocalizzando e non abbiamo fatto nulla per tenerle qua in Italia, in Carinzia, in Svizzera, in Croazia. 120 suicidi prevalentemente nel nord-est tra il 2012 e il 2013. Presidente Letta, il calo delle compravendite immobiliari è del 15% e dall'agosto dello scorso anno la perdita di competitività delle imprese è stata del 2,1%. Alla fine di maggio i prestiti si sono ridotti del 3,6% su 12 mesi. Questo è un bollettino di guerra. Questo vi basta? Perché finalmente ora il PDL comincia
rendersi conto anche lui dell'incapacità dell'azione di questo governo. Anche sull'aumento dell'aliquota dell'IVA, dopo la stagione dei rinvii e delle prese in giro, come quella sulla service tax, mi scusi, perché facciamo una precisazione, perché quando applichiamo la service tax sulla rendita catastale, a casa mia si chiama ICI o IMU, non cambia assolutamente niente per i cittadini, perché questa è la realtà. I comuni, che sono obbligati a erogare servizi al cittadino, non potranno rinunciare neppure a un euro di queste tasse. Siete riusciti a far aumentare l'IVA che colpirà le famiglie e sono 350 euro all'anno per ogni famiglia. I consumatori finali, soprattutto quelli con basso reddito, che hanno una maggiore propensione al consumo, arriverà anche l'aumento delle accise, dell'accise sui carburanti e la vergogna delle coperture con i nuovi giochi. E qui voglio ripeterlo perché è nostra la mozione che contro la ludopatia e a favore di uno spostamento di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi giochi che avete inventato voi, questi nuovi giochi online che vanno a colpire le famiglie. Perché non attuate la nostra mozione e approvate una moratoria di un anno sui nuovi giochi, sale d'azzardo, slot machine e giochi online? Approvate la nostra proposta di legge, qua dico una cosa forte, sulla legalizzazione della prostituzione, che oltre a togliere e colpire lo sfruttamento, porterebbe nelle casse dello Stato nuove entrate, come in Germania. In Germania entrano 5 miliardi all'anno di entrate dalla legalizzazione. Fate delle proposte serie sul mercato del lavoro, cancellate la legge Fornero che ha creato 500.000 esodati e che ha bloccato il mercato del lavoro. Dovete incentivare l'alternanza lavoro-scuola che ha dato ottimi risultati in Germania. Diciamo la verità, i provvedimenti approvati si sono dimostrati sostanzialmente inutili. E se non bastano i danni nel non far nulla per l'economia e la crescita, ci sono quelli quando avete provato a far qualcosa o quando avete annunciato modifiche come per esempio le norme sull'immigrazione clandestina. Le dichiarazioni del Ministro sullo Ius Soli e le proposte di cancellazione del reato di immigrazione clandestina ha contribuito, ed è questa la verità, signor Presidente, a far aumentare gli sbarchi dei clandestini, che sono quasi 10.000 dall'inizio dell'anno. Non avete voluto portare avanti gli accordi bilaterali con i paesi del Mediterraneo, come fece il ministro Maroni con Libia e Tunisia. Questa è la strada, impedire che partano e non trainarli sulle nostre coste, caro ministro. E ancora la cocciutaggine nel portare avanti proposte assurde come quella sull'omofobia. Io voglio continuare a dire, senza essere processato e senza ricevere un avviso di garanzia, che gli omosessuali non possono sposarsi e adottare figli e che la famiglia, quella vera, è come la intende Barilla e non come gli intendono gli altri. Mi piacerebbe che un cattolico come lei, Presidente, mi piacerebbe che un cattolico come lei fosse aperto, liberale e moderno per risolvere il problema della legalizzazione della prostituzione, fermo e risoluto quando si parla di valori fondanti della famiglia tradizionale, senza parlare di cosa non avete fatto nel campo della sicurezza. Avete approvato lo svuota carceri e avete il coraggio di proporre un altro indulto. I delinquenti devono stare dentro le carceri, non fuori di galera. Invito a concludere. Presidente Letta, sinceramente, abbiamo per lei anche una certa simpatia. Lei è un politico onesto, trasparente, si capisce che fa politica per passione, ma lasci stare chi le propone di aumentare ancora accise e tasse e passi con decisione al taglio della spesa pubblica. L'1% del taglio della spesa pubblica sono 8 miliardi che avrebbero evitato l'aumento dell'IVA, tutta l'IMU, l'ICI e le altre tasse che avete messo. Le larghe intese dovevano servire, come in Germania, per affrontare le riforme strutturali necessarie, riforme che non sono arrivate neppure abbozzate. La stabilità non può essere un unico valore. Nulla su federalismo,
avete bloccato i decreti attuativi, nulla su semplificazione e sburocratizzazione, nulla sulla questione settentrionale. Lei, Presidente, aveva un mandato preciso, gli avevamo chiesto la salvaguardia del tempo scaduto, il 75% delle tasse e la macroregione. Non lo ha rispettato e la sfiducia non la diamo solo noi qui al Senato, ma gliele danno le famiglie e le imprese di quel nord produttivo che mantiene tutto questo carrozzone. Grazie.